aprile 2024, nella splendida cornice della Sala Odegitria della Cattedrale di Bari, organizzato dal Lion Club di Bari, città metropolitana ODV, presieduto dalla dottoressa Francesca Monno, si è tenuta una interessante conferenza il cui relatore è stato il professor Antonio Moschetta, ordinario di medicina interna presso la clinica Frugoni dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L'evento ha trattato il tema metabolismo e nutrigenomica, il modello di prevenzione personalizzata. L'illustre ospite è stato accolto da un pubblico attento ed interessato. Buonasera, sono Giulia Romito, cerimoniera del Lions Club Bari Città Metropolitana. Porgo a voi tutti un benvenuto e un particolare ringraziamento per la vostra partecipazione a questo meeting dal tema estremamente importante: metabolismo e nutrigenomica, il modello di prevenzione personalizzata. Questo incontro è stato organizzato dal Lions Club che ora vado a citare. Club Trainer, Bari Città Metropolitana ODV, Presidente Francesca Monno. Ringraziamo l'illustre relatore del meeting, professor Antonio Moschetta, ordinario di medicina interna presso l'Università del nostro relatore, professor Antonio Moschetta. Leggo un breve curriculum del professore, altrimenti non finiamo più, cioè breve e conciso. Antonio Moschetta è un professore ordinario di medicina interna all'Università di Bari e direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna Cesare Frugoni presso il Policlinico di Bari, è coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Oncologia del Paese. Sì, buonasera a tutti. Io innanzitutto mi sono emozionato perché ha detto un curriculum, era breve. Allora, per me è un motivo di onore essere qui stasera con tutti voi. Saluto soprattutto le signore e presidenti, tutti i gentiluomini dei Lions, la presidente Monno qui mi lega, se possiamo dire, un'amicizia, diciamo, così da tanto tempo, prima ancora per il rapporto in accademia. Per parlare di questo, io vorrei partire dal 2003, che è un anno importante, l'anno in cui io sono arrivato a Dallas, il professore Dulbecco, che voi sicuramente conoscete tutti, presenta i dati di questo progetto che si chiama Progetto Genoma Umano, un progetto pubblico finanziato da Tony Blair e da Bill Clinton, che era il primo progetto per il sequenziamento del DNA dell'uomo. Quindi pensate, prima del 2003 non c'era la sequenza del DNA umano. Quando noi abbiamo studiato medicina, diciamo la verità, l'aspettativa di vita è 87 anni, siamo oltre l'aspettativa di vita europea. L'aspettativa di vita per un bimbo è 81 anni. Si fa la battuta, questo perché il bimbo se la sposerà e quindi lei vivrà 6 anni in più, però noi questa battuta non la facciamo. Io una volta a Roma ho fatto questa battuta con l'aereo, ho detto perché se le sposano tutti ridevano, a un certo punto si alzò uno, no scusi io sono, e dire perché se dobbiamo invecchiare meglio, sarebbe, dobbiamo intervenire a 30 anni, 40 anni, no, a 65 anni, 70 anni andiamo a studiare l'invecchiamento. Chi arriva a 70 anni sano e perché? Madre natura gli aveva dato un DNA tale da poter essere meno suscettibile ad alcune malattie, a cui ha aggiunto uno stile di vita, no? Le nonne del Cilento hanno centenario dove noi andavamo. Allora, si vive più a lungo. Allora, perché le nonne del Cilento con l'insulina alta, la dieta mediterranea, invece non avevano la pancia? Perché non c'erano la sera. Perché noi siamo diversi durante la giornata. I nostri ritmi circadiani sono guidati dal cibo. E allora, se volessimo essere anglosassoni, il jet lag della nostra vita è il cibo. Quando andiamo in America, io sono stato
veniamo a noi e chiudiamo. Quindi dove stiamo andando? A complicare il tutto è arrivato il sequenziamento dei batteri che sono arrivati. 2010, quindi stiamo parlando di ieri, dopo aver sequenziato DNA, cosa nasce? Lo Human Microbiome Project, un progetto pubblicato su Nature che ha sequenziato i batteri che sono nel nostro corpo. Oggi sappiamo che nel nostro corpo sono nel corpo. Per esempio, i batteri non stanno solo nell'intestino, stanno in circolo. Noi adesso stiamo facendo un progetto bellissimo con la comunità europea con l'invecchiamento. Prendiamo i linfociti, che sono delle cellule in giro, e una volta separati, di lì estraiamo il DNA batterico, lo sequenziamo. Bene, se voi avete l'intestino gonfio di acqua, se voi avete un prediabetico insulinato, serio. Quindi dobbiamo fare in modo che la scienza possa andare avanti, perché ci sono tante cose che non sappiamo. E vedete, nel campo oncologico, io chiudo con l'oncologia. Allora, ringraziamo il professor Moschetta per la sua eccellente, amabile, che quindi tutti i suoi messaggi, io credo che le abbiamo ricevuto. Sì. Abbiamo un dibattito, sì, perché so che molti vogliono... Il danno d'organo, la prenotazione è stata risposta novembre 2025. Allora, io sistema sanitario nazionale. Io credo che molti di noi si lamentano anche a ragione, perché è probabilmente che l'esposoma, che poi l'esposoma ce lo siamo inventati noi, lo usano tutti. L'esposoma è fondamentale, tanto è vero, ma il genio New England dice che può crescere nella stessa casa per le abitudini di vita diverse. Un gemello diventa obeso in matrimonio, un gemello prende i rischi di avere, adesso si sta postulando che dipende da come si infetta il padre. A lei e a tutti quanti voi i saluti di Don Franco, che impegnerà qua la conferenza a San Giacomo. In effetti questa sala la deve occupare lui, soltanto l'abbiamo presa noi, i Lion sono questi. Comunque grazie professore per quello che fa nella vita e quello che ha fatto. Grazie tesori miei, per me è stato un onore. Il meeting è terminato con uno scroscio di applausi con il quale gli astanti hanno espresso la loro soddisfazione per aver colto le diverse sfumature della problematica discussa. Ciao, ancora, bravo.